Ecco tre lezioni, per esempio, che io ho imparato da Flavio Briatore. Quindi il numero uno è il mercato che decide chi diventa ricco e chi diventa povero. Quindi sta a te trovare il modo di far sì che il mercato ti paghi per quello che pensi di valere. Numero due, l'esperienza è fatta anche di sbagli, insuccessi e di incomprensioni. Quindi quando uno è giovane e ha la passione del gioco, è facile sbagliarsi. L'importante è capire il motivo per cui si è sbagliato e assicurarsi che non si commetta di nuovo lo stesso errore. Numero tre, la ricchezza non è solo ricchezza in termini di denaro, ma la ricchezza è come stai, come sei, come ti trovi con gli altri. Per cui la ricchezza non è solo un bene materiale, un fattore materiale, ma è come uno vive.